Una buona serata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, il consueto bollettino aggiornato dell'emergenza coronavirus. Oggi giornata importante, l'inizio della cosiddetta fase 2 e i dati sono, positivi per la nostra regione. Ci sono soltanto 4 nuovi casi, registrati, su quasi 1000 tamponi analizzati, che fanno salire la cifra, complessiva a esattamente 3.000 pazienti affetti da Covid-19. Altri 2 sono i decessi che portano il totale a quota 332. Il servizio di Jacopo Forcella. Sono 4 i nuovi casi di coronavirus oggi in Abruzzo su 997 tamponi analizzati, 0,4% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri invece i positivi erano stati 32 su un totale di 1.003 tamponi analizzati, 3,2%. Questo aumento fa fare all'Abruzzo cifra tonda, sono infatti 3.000 i pazienti affetti da Covid-19 nella nostra regione. 301 pazienti, più 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 15 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva. Mentre gli altri 1521, meno 32 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 332 pazienti deceduti, più 2 rispetto a ieri. 831 sono invece guariti, più 33 rispetto a ieri, di cui 222 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 609 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza a coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 41.108 test, di cui 36.506 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 242 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 766 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 1.351 alla ASL di Pescara e 641 alla ASL di Teramo. I 4 casi di oggi si riferiscono alle ASL Lanciano Vastocchieti 2 e alla ASL di Pescara 2. Nessun caso invece nelle ASL Avezzano sul Mona L'Aquila e Teramo. Come non dobbiamo prendere in senso pessimistico i 32 di ieri, non dobbiamo prendere in senso ottimistico i 3 di oggi. È un trend che adesso dobbiamo vedere nelle prossime settimane come si comporterà, soprattutto alla luce di questo, cessate di stare in casa e quello di cominciare a uscire. Quindi questo che ci dirà come andranno le cose lo vedremo, come dicevo prima, tra 10-15 giorni, il tempo di incubazione, possibile eventuale incubazione del virus. Queste oscillazioni sono legate ieri, per esempio, dovuto al fatto che ci sono stati tamponi positivi di persone che erano già positive, quindi abbiamo ripetuto il tampone, in alcuni sono stati fatti in alcune zone mirate in cui sapevamo che c'erano dei positivi. I lavoratori oggi sono molto ben tutelati, anche noi, quindi indirettamente, da quelle che sono le normative vigenti nazionali e anche regionali. E tutti i lavoratori sono sottoposti a tamponature, quindi abbiamo una mappatura precisa e puntuale di tutti i lavoratori. Quindi da questo punto di vista, paradossalmente, sono più a rischio invece le condotte, come dicevo prima, eventualmente dei cittadini che non rispettano le distanze di sicurezza. Il problema è che l'asintomatico, ovviamente, essendo, come dice il termine, senza sintomi, non si accorge di poter portare il virus. Ecco perché l'importanza del distanziamento sociale. Mentre la mascherina ha una validità anche non scientificamente del tutto provata, invece il distanziamento sociale è l'unica forma che è stata scientificamente provata, che è quella che impedisce la trasmissione del virus. Sì. Le mascherine sono super raccomandate proprio perché laddove per qualche motivo, anche per qualche evenienza anche fortuita, ci sia un incrocio e quindi non, tra persone e quindi non possa essere mantenuto il distanziamento sociale, anche ripeto, in maniera non volontaria, l'uso della mascherina riduce ulteriormente e sensibilmente il rischio di contagio. Quando si parla di mascherine per la popolazione, si parla esclusivamente di mascherine chirurgiche. Mascherine chirurgiche. Le altre mascherine, le famose FFP2 e FFP3, sono riservate esclusivamente al personale sanitario che opera in ambienti Covid positivi. Come detto in apertura, oggi la giornata di oggi segna l'inizio della fase 2, quella della ripartenza dopo la grande emergenza sanitaria per il coronavirus. Questa mattina molta gente in giro in Abruzzo, ma chiaramente l'emergenza non è finita e neanche le limitazioni
alla libertà personale. Nel servizio andiamo a vedere le regole a cui siamo sottoposti ancora in questa fase 2 con Giuseppe Dintino. Inizia oggi la cosiddetta fase 2. È un Abruzzo diverso quello in cui ci siamo svegliati questa mattina. Traffico lungo le strade, persone a spasso e negozi aperti. L'emergenza però non è ancora superata e limitazioni delle libertà personali sono ancora imposte da governo, regioni e comuni. La regola principale è sempre quella di evitare gli assembramenti. Gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per motivi di lavoro o di necessità, ma si potrà far visita ai congiunti. Il Viminale specifica che per congiunti si intende coniugi, rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e affetti, anche se i criteri per determinare l'affinità tra due individui e l'importanza della relazione non sono assolutamente chiari. È possibile spostarsi da una regione all'altra solo per comprovate esigenze lavorative o di salute. Chi arriva in Abruzzo è tenuto a informare l'autorità sanitaria e a misurarsi la temperatura corporea quotidianamente, avvisando l'ASL in caso questa superi 37,5 gradi. Da oggi riaprono i negozi. In Abruzzo l'accesso alle attività commerciali è consentito ad una sola persona per famiglia. Riaprono anche i parchi, le ville e i giardini ed è ora consentita l'attività sportiva e motoria, senza più il limite della prossimità alla propria abitazione. Non sono però consentite le passeggiate, se non per recarsi in uno dei luoghi dove è possibile andare, come ad esempio in edicola o dal tabacchino. Continueremo anche ad indossare la mascherina. Questa è obbligatoria, fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni, in ogni spazio chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, ma anche negli spazi aperti dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale, come ad esempio mentre si è in fila davanti al supermercato. Consentite anche le cerimonie funebri, ma esclusivamente per i congiunti e per un massimo di 15 persone, mentre le messe ordinarie per ora sono ancora bandite. Le misure adottate, si legge in una nota del Viminale, impongono di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Sostanzialmente però la vita quotidiana è al momento limitata agli allenamenti, al produrre e al consumare, in una fase in cui la cosiddetta normalità sembra ancora un miraggio. Normalità che è un miraggio anche nel trasporto pubblico locale. Ce ne siamo occupati questa mattina nella diretta del TG6 delle ore 14, in cui abbiamo ascoltato il presidente della TUA, la società del trasporto unico abruzzese, Gianfranco Giuliante, che ha esposto le misure adottate sugli autobus di linea e le problematiche che si stanno incontrando in questo periodo. Sentiamo un estratto della diretta realizzata da Paolo Renzetti e Jacopo Forcella. Oggi comincia quella che viene definita la seconda fase. In questa seconda fase ci sono alcuni adempimenti di natura soggettiva che quindi riguardano l'azienda, che sono esemplificati in qualche misura un po' da questo autobus con cartellonistica, con l'indicazione dei posti che obbligano tecnicamente al distanziamento sociale, con le mascherine che a questo interno tutti debbono portare, con dispenser per quello che riguarda la possibilità con il gel igienizzante. Uno dei problemi che si pongono proprio per in ragioni connesse al fatto che sugli autobus urbani ci possano essere 12-13 persone, riguarda la necessità che ci sia del controllo a bordo. Scendono più spesso, ci sono possibilità che alcuni soggetti vogliono salire, nonostante se salissero tutti si potrebbe superare il numero dei trasportabili, e quindi c'è un problema correlato al controllo e alla necessità di bloccare queste situazioni. Non è pensabile che il personale TUA, che non è giuridicamente, non ha i titoli per poter sanzionare un comportamento non adeguato, possa intervenire in questa situazione, così come non è pensabile, per ragioni connesse al buonsenso, che si possa chiedere alle forze dell'ordine. Un comunicato dei sindacati FILT CGL, FIT CISL e UIL Trasporti e FAISA CISAL parlano di una falla evidente all'interno del servizio del trasporto pubblico locale di TUA, citando un
un caso che è avvenuto nei giorni scorsi: un operaio Sevel è arrivato febbricitante nello stabilimento, a questo operaio è stato impedito l'accesso a Sevel, ma chiaramente non impedito di salire su un autobus. Ma intanto la persona che ha avuto questo malore, che era febbricitante, non ha utilizzato un mezzo della tua. Quindi noi siamo stati, se questo era il senso, chiamati in causa in maniera assolutamente grossolana. Onestamente io credo che la necessità o la possibilità di relazionarsi tra l'ente regione e una società controllata al 100% dalla regione stessa sia un dato oggettivamente inequivoco. Quindi non riesco onestamente a capire bene qual è la logica di questi appunti che, se letti con una qualche attenzione, denunciano più un retropensiero di 68 in ritardo che di persone che si dovrebbero oggettivamente occupare di quelle che sono le problematiche. E a proposito di problematiche nella mobilità, queste vengono sottolineate anche dall'assessore del comune di Pescara, Luigi Albore Mascia. Oggi nella area metropolitana e soprattutto nel comune di Pescara sono ripartiti i cantieri nei lavori pubblici e c'è proprio il nodo della mobilità con l'avvio della fase 2. Sentiamo il servizio. Assessore Mascia, ripartono i cantieri nella città di Pescara. Questo stop forzato che cosa ha comportato? I lavori che potevano essere già conclusi da qualche settimana rispetto sostanzialmente a quasi 2 mesi di stop avranno un ritardo. L'importante è che questi cantieri ripartano. Io avrò un report sui lavori che possono ripartire oggi stesso, che sono ripartiti oggi stesso, perché vanno fatte verifiche con i RUP, con i responsabili della sicurezza e con le imprese stesse per verificare se hanno tutte le condizioni necessarie secondo le disposizioni governative per poter ricominciare a lavorare. Da oggi inizia per Pescara, per tutte le città del nostro paese, una fase particolare perché sarà incentivato anche l'uso dell'auto privata. Ma veramente dovremmo disincentivare l'uso dell'auto privata. Intanto c'è un servizio di trasporto pubblico locale garantito da TUA, che è un'azienda che ha rivolto 1000 premure soprattutto al distanziamento personale, autobus che viaggeranno con non più di 10-15 persone, che avranno dei sistemi tracciati anche sia nelle fermate e sia all'interno degli autobus stessi, e con una filosofia essenziale che è quella di rendere più frequenti le corse, quindi meno persone, meno passeggeri, ma corse più rapide, anche con servizi espressi, per cui su questo continuiamo l'interlocuzione con TUA. Dall'altra parte, come dicevo, incentiviamo l'uso della mobilità sostenibile. Insomma, viviamo a Pescara, in una città sostanzialmente pianeggiante per gran parte, e anche per chi abita nelle zone comunque collinari c'è sempre la bicicletta non muscolare, quella a pedalata assistita, senza poi trascurare il fatto che di qui a qualche settimana disporremo anche di 500 monopattini a noleggio in città. Crediamo nella micromobilità, abbiamo fatto un gran lavoro per regolamentarla, adesso stiamo facendo un gran lavoro per un avviso pubblico che possa portare a Pescara appunto 500 dispositivi elettrici che non diventano solo un divertimento ma soprattutto costituiscono un valido mezzo ecologico e individuale di spostamento in città. Lasciamo per un momento l'emergenza coronavirus in senso stretto e la fase 2 per tornare ad occuparci di Rigopiano. L'avvocato Romolo Reboa, che nel disastro dell'hotel di Farindola difende 4 famiglie, ha inviato una lettera al presidente del Tribunale di Pescara chiedendo di prendere in considerazione la possibilità di trasferire le prossime udienze del maxi processo all'interno di uno dei palazzetti dello sport della città di Pescara, come ad esempio il Pala Giovanni Paolo II, il Pala Elettra oppure il Pala Rigopiano, così da poter rispettare le norme sul distanziamento sociale ed evitare lo stop delle udienze. Questo tipo di soluzione è stata scelta, ricorda l'avvocato Reboa, anche per il processo che riguarda il disastro della nave Costa Crociere. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Stefano Recanati.
Una lettera destinata al presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza, riguardante alcune considerazioni sui quali potrebbero essere i problemi al ritorno in aula per il processo Rigopiano, è stata inoltrata nei giorni scorsi dall'avvocato capitolino Romolo Reboa, che in questa lunga battaglia assiste quattro familiari. Nella lettera di 5 pagine l'avvocato ha chiesto in sostanza la possibilità di utilizzare altre strutture, come accaduto per il disastro della Costa Crociera a Grosseto, tramite accordo tra amministrazioni pubbliche, per il quali il Ministero della Giustizia mette a disposizione dei fondi al Presidente del Tribunale, il quale li amministri in una convenzione con il Comune per portare avanti il processo che potrebbe riprendere, sempre nel rispetto delle distanze sociali, il 10 luglio prossimo. Noi sappiamo che questa udienza non si potrà tenere, perché lo sappiamo benissimo, perché abbiamo visto, siete stati tutti quanti all'interno di quell'aula, già non c'era spazio per starci tutti dentro e quindi io mi sono posto il problema di affrontarlo prima, se no facciamo come la valanga, diventa una nuova valanga e noi non vogliamo che sia una nuova valanga. A Grosseto il presidente del tribunale ha affittato un cinema e il processo si è celebrato in una velocità che il processo della Costa Concordia è già finito. Allora ho cercato di fare un lavoro, mi sono messo a cercare cosa c'era a Pescara, anche in questo momento in cui lo sport è fermo. E mi sono accorto che ci sono 3 palazzetti dello sport che sono destinati, sono di proprietà comunale. Il processo, si rende conto che in questa maniera potrebbe essere rinviato persino al giorno dopo, perché non ci sarebbe il problema di chi deve occupare quell'aula, ci sarebbe la possibilità di andare avanti salvo il problema delle risorse del personale. Nella lettera l'avvocato Reboa non si è preoccupato solo dei familiari da lui difesi, ma anche dell'imputato, che probabilmente in questi anni sta portando su di sé il peso dell'accusa, anche se innocente, visto che, aggiunge l'avvocato, la giustizia è un bene di tutti. Pensa a un imputato condannato e che fosse condannato a 5 anni di carcere che gli deve scontare. Bene, a oggi, se deve scontare 8 anni di processo anche, farebbe 8 e 5 che diventano 13. E non avrebbe la possibilità di pagare il proprio debito. E io mi auguro che con un ministro della giustizia che è un avvocato, con un sindaco che è un avvocato, con l'aiuto di tutti quanti, la collaborazione di tutti quanti, solamente faremo sì che questo processo si celebri. A luglio faremo 1 anno che abbiamo iniziato una udienza preliminare. Il dottor San Andrea, il giudice ha messo un impegno grande per quello che sono le sue risorse, ma se è un uomo solo che vuole celebrare il processo, è impossibile farlo. Torniamo adesso a parlare della fase 2 delle problematiche connesse. L'assessore regionale Mauro Febbo punta il dito contro il governo, colpevole a suo dire di aver generato confusione sulle riaperture, e conferma che l'Abruzzo è al lavoro per procedere a riaprire centri estetici e parrucchieri. Sentiamo. Regione Abruzzo al lavoro per garantire al più presto la riapertura di attività che sono rimaste chiuse anche con l'avvio della fase 2. In particolare centri estetici e parrucchieri restano sotto la lente d'ingrandimento. Siamo in attesa, perché così ci è stato assicurato che tra mercoledì massimo giovedì uscirà il protocollo nazionale sulle misure di salvaguardia, e noi abbiamo già un protocollo che stiamo verificando con altre regioni. Proprio stamattina parlavo con il collega delle Marche, che anche loro diciamo sono in linea con quello che vogliamo fare noi per il 18. Stiamo verificando i 2 protocolli in attesa di ulteriori diciamo indicazioni. Così la stessa cosa faremo per il bar, la stessa cosa faremo per la ristorazione. Di concerto con l'assessore Campitelli, la regione mantiene l'iniziativa sul fronte balneatori. La stagione è alle porte e dovrebbe ripartire il 1 giugno. Incontri in settimana sono comunque in agenda. Fine settimana convocheremo una riunione importante con i sindaci e con la capitaneria di porto per vedere se alcune nostre idee, se alcune nostre iniziative possono essere o magari quelle che ci vengono proposte dai sindaci, che già stanno anch'essi lavorando sui vari territori, possono collimare con quelle che sono le esigenze anche della capitaneria di porto, che comunque è quella che poi farà i controlli e dovrà garantire la sicurezza sulle spiagge. Febbo poi torna sulle polemiche del 1° maggio e le persone
persone che si sono riversate sulla riviera di Pescara. E dalle notizie che vediamo è successa la stessa cosa, anzi se non peggio, a Bari. Ho visto immagini molto più brutte a Roma. E devo dire che però anche diciamo, il comportamento di un governo nazionale che anticipa alcune iniziative, prima il 27 aprile, poi il 4 maggio, poi l'11 maggio e poi il 18, poi improvvisamente il 26 si fa una conferenza stampa dove si dice fermi tutti, si comincia il 1 giugno. Anche questo disorienta, anche questo crea quell'attesa che poi sfoga in cose che magari non vanno bene. Tamponi e responsabilità sanitaria sono scogli che al momento frenano la ripartenza dei cantieri edili all'Aquila. La stessa ANCE Abruzzo, con il suo presidente Antonio Dintino, chiede più certezze rispetto alle indagini e ai tamponi che riguardano le 5.000 maestranze che operano all'interno dei consorzi e dei cantieri della ricostruzione. Ascoltiamo il parere di un consulente. Le principali difficoltà che si troveranno ad affrontare i datori di lavoro sono relative principalmente al fatto che le ordinanze sono state emesse in maniera forse un po' tardiva, il 30 aprile, e che comporteranno numerosi costi alle aziende sia per fare i tamponi e sia per adeguare i cantieri e le sedi a tutti quelli che sono i protocolli, al protocollo qui. Inoltre appunto anche l'aspetto formazione, informazione e il rispetto sistematico delle procedure di sicurezza sarà molto difficile rispettare tutti i dipendenti. La disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo è stato questo il tema di una conferenza stampa per oggetto il progetto di legge che è stato esposto dal consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara. Vediamo. Consigliere, vogliamo spiegare i tratti salienti di questo progetto di legge che lei già ha depositato che riguarda l'enoturismo? E tutto il mondo vitivinicolo ha un ruolo fondamentale per la nostra economia, ma non solo, perché anche a livello culturale, sociale e di territori l'enoturismo è qualcosa di importante. E quindi con questo decreto ministeriale Centinaio ha stabilito come si fa l'enoturismo e quindi ogni regione deve recepire e applicare questa legge naturalmente se vuole. Noi come Regione Abruzzo abbiamo voluto dare seguito a questo decreto, dopo la Toscana siamo la prima regione, quindi la seconda regione che legifera in tal senso e mette al posto principale l'azienda agricola, il piccolo imprenditore, cioè quella persona non che ha una grande struttura, che ha grandi capitali, ma che ha la cultura della propria azienda, la cultura degli propri usi, tradizioni, la cultura di quello che è il proprio territorio particolare, tipico, che è unico nelle varie parti d'Italia e non è replicabile in nessuna parte del mondo. La possibilità di poter far degustare il vino, far degustare i prodotti a chilometro zero, far visitare la cantina, far visitare i luoghi particolari di quel territorio, quindi far affezionare il turista al territorio. Poi riteniamo che in questo particolare momento sia importante approvare questa legge, perché a costo quasi zero noi diamo la possibilità a tanti nostri imprenditori di poter ricevere e accogliere i turisti in sicurezza e senza burocrazia, in quanto basta una semplice scia da comunicare al comune per iniziare l'attività, e quindi con l'attrezzatura che già hanno, perché già producono, possiamo far sì che l'Abruzzo sia in prima fila ad accogliere i turisti abruzzesi, ma non solo, quindi nazionali e internazionali. Ora ci spostiamo a Teramo, dove la città è tornata a popolarsi di gente, come un po' in tutta la regione, in tutta la nazione. Il sindaco D'Alberto ha riaperto mercati, cimiteri e parchi, però con l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Sospese e differite le tasse e le imposte comunali. Facciamo il punto con Tania Bonnici Castelli. Teramo riparte. Dopo due mesi di lockdown si cerca lentamente di ritrovare abitudini di normalità nel rispetto delle regole. Conforta la riapertura dei bar, anche se solo per asporto.
Primo giorno della fase 2, Teramo si risveglia, si ripopola, tutti con la mascherina, tutti o quasi. Già, le mascherine andrebbero indossate anche all'aperto, è un obbligo per tutti, se non è possibile rispettare le distanze di sicurezza. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, ha emanato una specifica ordinanza contenente misure da adottare in questo periodo sul territorio comunale. Riapertura degli spazi della villa comunale, del parco fluviale, Tordino e Vezzola e dei giardini pubblici comunali, con obbligo di mascherina, ripartenza delle attività dei mercati settimanali di generi alimentari ben riposizionati, riapertura del cimitero monumentale di Cartecchio e dei cimiteri frazionali. Quello che manca davvero ai teramani è comunque la convivialità, lo stare insieme a pranzo, a cena. Lo storico circolo cittadino, per esempio, è chiuso ormai da 2 mesi, dovendosi attenere alle indicazioni dei ristoranti. Cosa le è mancato principalmente in questi 2 mesi? Sembrerà strano, ma le stupende cene al circolo teramano del grande Donato Patel erano delle cose alle quali mi ero abituato, e devo dire che, visto il livello della cucina altissimo, e adesso non si possono fare più, chiaramente questa cosa mi manca parecchio. Il circolo cittadino, naturalmente, già siamo sofferenti perché provenienti dalla vecchia istituzione del circolo, del vecchio circolo teramano, siamo in una sede provvisoria, siamo cercati di ripartire dopo il terremoto e sinceramente il Covid ci ha spiazzati, diciamo, perché lì c'era la convivialità, c'era l'amicizia, che oggi purtroppo sono cose che non si possono fare più. Aspettiamo questi nuovi provvedimenti dopo aver sanificato tutto e mettere il locale in agibilità sanitaria. Speriamo di poter rifare la cena, come diceva l'amico messaggero, io sono in prima linea. Intanto il Comune di Teramo ha già adottato misure sulla sospensione e il differimento di tasse e imposte, sia per le famiglie che per le attività produttive. Passiamo allo sport. 16 giocatori del Pescara sono tornati ad allenarsi oggi al Delfino Training Center del Poggio degli Ulivi, che è stato riaperto dopo la circolare emanata dal Viminale. Ma resta comunque difficile la ripartenza dei campionati di calcio. Il servizio di Andrea Costantini. 16 giocatori del Pescara sono tornati ad allenarsi al Delfino Training Center, che stamani ha riaperto i battenti per consentire sedute nelle forme previste dalla legge. La decisione è stata presa ieri dalla società alla luce della circolare pubblicata nella tarda mattinata dal Ministero dell'Interno, che ha fatto chiarezza, tra le altre cose, sul comportamento da tenersi per gli atleti di sport di squadra. Anche per loro da oggi è possibile riprendere gli allenamenti all'interno di strutture non solo pubbliche ma anche private, come appunto un centro sportivo. Sedute da svolgere in forma individuale, col divieto di assembramento e mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Così la Pescara Calcio ha riaperto il Poggio, mettendolo a disposizione dei suoi tesserati per allenamenti individuali sul campo e in palestra, agli ordini dei soli preparatori Cantarini e Petrarca. Sono sedute facoltative, nel senso che i calciatori non sono obbligati a recarsi al Poggio e chi decide di non andare può continuare ad allenarsi in forma privata nei pressi della propria abitazione all'aperto. I tesserati che utilizzano il Delfino Training Center, 16 come detto, sono stati suddivisi in più gruppi per rendere compatibili le sedute individuali con gli spazi presenti. In casa Teramo invece resta chiuso il Bonolis e i giocatori di Certeo Di Mascio possono continuare a lavorare e mettere in pratica le indicazioni dei preparatori nell'abitazione o negli spazi all'aperto. L'apertura concessa dalla circolare del Viminale non è però sinonimo di ripresa certa dei campionati. Venerdì prossimo ci sarà una tappa fondamentale con il Consiglio federale, nel quale le leghe porteranno le loro proposte e le osservazioni circa ipotesi di ripartenze ma anche di applicabilità o meno del protocollo sanitario, che resta un nodo cruciale, specie per i club di Lega Pro e di Lega Nazionale dilettanti, che lo vedono come una montagna insormontabile. Protocollo sanitario che peraltro deve essere ancora validato e le interlocuzioni tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Medico della Federcalcio proseguono per superare le debolezze del documento inizialmente approntato. Gli spifferi che arrivano dal governo non vanno nella direzione della riapertura del calcio. Ieri Repubblica ha rilanciato una indiscrezione secondo la quale il Premier Conte mercoledì è pronto a firmare per lo stop ai campionati, come fatto dal governo francese.
In serata, messaggio su Facebook del ministro Spadafora: leggo cose strane in giro, ma nulla è cambiato. Gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio. Ora torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi che devono riaprire al più presto. Frasi cui ha risposto in maniera piccata stamani nel corso della trasmissione L'aria che tira sulla 7 il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Spadafora può dire la sua opinione, ma non è il padrone del calcio. Credo che il Parlamento debba riunirsi e decidere. A mio avviso il campionato deve ripartire, ha proseguito Renzi. Ci sono interessi enormi che si muovono dietro questa vicenda. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi, come sempre sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona serata.